amici di Storytime e benvenuti ad un'altra bellissima e gigante puntata con me, Bartolomeo, e con Irina Tirdea. Ciao Irina, come stai? Ciao Paola, benissimo, grazie. Come con vedete, stile, perché lo stile sbarca dal lago di Como direttamente a Milano, qui a Radio Carnale d'Italia. Spettacolo, coloratissima, simpaticissima, con Prince che è questo piccolo pincher cattivissimo, perché ho provato un attimino cattivissimo è un po' troppo, ma non è un tempista, è un tempista, sì. Ma è adolescente, no? C'è cioè, un anno deve crescere. Niente Irina, tu sei giornalista, digital creator, fashion designer, e poi cosa, che dormi la notte? Riesci a dormire? No, 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 in realtà non dormo, bravissimo, hai azzeccato. Tanto manca un'altra parte di... Ma direi che sono professioni, non solo titolature, adesso certo, ancora giusto, lo racconterò e si capisce meglio, ma c'è un'altra parte che manca in questa presentazione, dei progetti che io li svolgo con la nostra associazione Iris, evidentemente tutto a titolo volontariato benevole, contro la violenza sulle donne, oh, e non solo, anche sui maschi, anche sui animali, anche sui bambini, la violenza in generale, la insomma, violenza in generale. Questa associazione nacque innanzitutto come protezione primordiale per le persone fragili, diversamente abili, okay. Io sono una di loro, anche se non sembro, e in effetti facevo proprio questo, li aiutavo a tutti a correggere magari delle parti fisiche, mentali, no? Delle varie difficoltà che loro affrontavano, essendo anch'io un talento, un artista, anche io avevo le mie difficoltà e quindi mi sono messa a disposizione per gli altri artisti, okay, a dare una mano, quindi questa è la quarta parte. Quindi Irina praticamente è onnipresente, cioè dal mondo della moda. C'è chi mi chiama che sono come il prezzemolo, no? Ah, altro sì, che influencer. Sempre in mezzo praticamente. Sempre in mezzo, ma perché sembrano veramente tantissime cose che li faccio, loro non sembrano, non sono sul serio, io veramente non dormo, non è uno scherzo. per pura volontà evidentemente, certo. Perché me lo permette, ma... direi che nel mio percorso, no, di vita, non solo professionale ma anche personale, quando succedono le varie problematiche che mi portano ad avere queste disabilità, nel mio percorso PNL, no, perché feci ai tempi questa accademia del grande Roberto Re, e lui che mi ha insegnato, e lui l'artefice, poi evidentemente anche con le proprie capacità di smettere di pensare al passato, di cancellare tutto, pensare al presente e anche proiettarti il tuo futuro. Giustamente, questo iter con un sorriso sempre, perché anche domani è un giorno, così prosegue tutta la mia vita, anche se torni poco. Praticamente io ti vedo come rocambolante in giro durante il giorno, tipo un po' Sex and the City, no? Piena di cose di fare, super vestita bene, super colorata, sgargiante. Ma in effetti abbiamo presente il Diavolo Veste Prada, esatto. Come anche l'iter del Sex and the City, in realtà è la storia della mia vita, senza perfetto, nessuna esagerazione. Quindi io nasco come giornalista okay, a tutto tondo, evidentemente ho questa abilità per lo stile, no? Per la moda, ma non ho deciso io di diventare un fashion designer, ma più che altro hanno deciso i miei followers e poi i vari professionisti che nel mio percorso ho incontrato si chiama la nostra grande Franca Sodani, l'ex direttore di Vogue Italia, che non c'è più con noi, e ci tengo sempre a nominarla, non tanto per l'aiuto al mio percorso, ma veramente era una persona che ci manca tanto, e abbiamo visto che il mondo della moda è cambiato veramente peggio completamente. Peccato. Perché non è moda, no, certo, è certo, proprio un altro stile di vedere le cose, no? La vita. E in effetti le mie lezioni di stile, fa caso, nascono quando io ero al liceo nella mia prima trasmissione in radio. Ah, bene, stato in radio. Questa abilità di
cos'è lo stile, di insegnarlo, il portamento, l'attitudine, perché è questo? Noi partiamo dal presupposto che non esistono delle donne o dei maschi brutti, io non credo in questo, ma credo che sono solo le persone che non sanno curarsi o trovare il loro stile. Tra l'altro c'è qualcosa che ci è stato lasciato, no, in eredità, che non l'ho detto io, ma sto parlando della nostra Coco Chanel, che diceva che la moda passa, però lo stile resta. Assolutamente. Se lei è stata la prima ideatrice di questo percorso, no, della moda, perché in realtà è così, non è qui in Italia è un'altra storia, anche qui sono cose sbagliate, ma nasce proprio a Parigi, in Francia, con la nostra Coco Chanel. Se lei l'ha detto in quei tempi ai esordi, no, di questo campo, direi che è valido tutto oggi. Poi se lo dice Coco Chanel, voglio dire, non è che l'ha detto Bartolomeo, che non capisce niente di moda ed è evidente da come si... No, ma non stiamo parlando solo di moda, è quello che io voglio trasmettere, è un concetto che ci sta, però l'eleganza è un'attitudine, certo. No? Essere di moda o alla moda sono due cose totalmente diverse. Tra l'altro non mando questo messaggio mai alle mie care followers, le chiamiamo, no, le nostre fashioniste, perché non dobbiamo seguire la moda, dobbiamo trovare il nostro stile, trovare quello che è giusto per noi, per la nostra vita, per il nostro corpo. Ci dobbiamo sempre vestire in modo adeguato secondo gli eventi, il periodo della giornata, addirittura anche in pandemia. Le mie lezioni di stile erano proprio delle lezioni psicologiche, e ci tengo tanto a dirlo questo, e poi arrivo sempre a fare riferimento alla nostra associazione, perché facevamo questo, non era una questione di moda, ma di mantenere la parte positiva e psicologica, non solo alle donne evidentemente, ma diciamo che erano loro più affettate da questo punto di vista, li aiutava a mantenerle addirittura anche in vita, cioè abbiamo salvato veramente delle persone. Bene, sono contento. Quindi stiamo parlando di essere più responsabili e coscienti di quello che noi applichiamo nella nostra realtà, con la nostra professione, che poi l'abbiamo visto, arriviamo alla prima parte, cioè quella giornalistica, che sono state ammazzate persone per il fake news. Certo. Abbiamo visto delle persone tolte fuori anche dal mondo lavorativo, e evidentemente qui faccio l'appello sempre al nostro campo artistico, che un po' entriamo tutti, che è moda, che è giornalista, certo, che cioè, un po' tutti siamo stati tagliati fuori, quindi se noi abbiamo trovato altri modi di comunicare, di esporsi, di vendere i nostri prodotti, però sempre con una responsabilità di quello che facciamo. Giusto, mi piace questo concetto. Io lo ascolterei per ore Irina, perché è sicuramente una donna molto preparata in tal senso, però purtroppo il tempo stringe e devo passare a dare i contatti. Irina, mi dai la possibilità di dare i contatti ai nostri ascoltatori, così che se vogliono parlare un po', approfondire delle tue insomma mille sfaccettature artistiche, possono contattarti direttamente? Certo, innanzitutto esiste il sito, sì, la generale è Iris by Irina Tirdea, .com, perché .com? Perché appunto è internazionale. Bene. E quindi lo trovate anche in varie lingue, questo è valido anche per un altro pubblico. Certo. E così nacque la televisione, Iris TV, che comunque l'abbiamo sviluppata online, quindi anche su YouTube trovate il nostro canale, appunto Iris TV, ci sono tutti gli altri social, da Instagram, Facebook, Twitter, come ho detto, sono come il prezzemolo, da ovunque, quindi Iris by Irina Tirdea lo trovate ovunque. Quindi ricordiamo, Irina Tirdea su Instagram, irisprestv@gmail.com la mail di contatto, YouTube Iris TV, Facebook Irina Tirdea, TikTok Irina Tirdea. Quindi vi ho detto tutto. Eventualmente vi serva di contattare Irina personalmente via telefono, è il 344-3800-777, è anche facile da ricordare, caspita, è un numero apposta per il pubblico, non è il mio numero personale. Certo, ma ci mancherebbe altro. Benissimo, Irina, io ti ringrazio tantissimo di questi 10 minuti di fashion. Ho fatto il bagno nel
concetti fashion. Io che sono... Il concetto dello stile. Dello stile, mi ha fatto molto piacere. E non è solo moda, ma è un altro stile di vita, più qualità, più positivo. Mi piace che mette il sorriso questa cosa. Vuoi salutare qualcuno a casa prima che chiudo la puntata? Ma vorrei salutare la mia mamma, che è la mia più grande fan. Grande. La mamma Elena, che tra l'altro lo vedete sempre con la cucina con stile by mamma Elena. Benissimo, benissimo, fantastico. Allora salutiamo anche la mamma Elena. Io saluto i miei amici di Storytime e gli dico che noi ci fermiamo un minutino e ritorniamo immediatamente con altre storie e altre interviste. Bye bye ragazzi.